Bene, io vi faccio vedere un po' in pratica cosa si può fare con Arduino, perché forse è la cosa più interessante. Qui ci sono una serie di esempi, più o meno complessi. Partiamo da questo che è praticamente Arduino viene utilizzato per controllare se qualcosa che abbiamo in rete funziona ancora. Quindi può far vedere, è per far vedere insomma se le funzionalità di Arduino come si può collegare Arduino alla rete. Allora, questo idem, questo è collegato con un plugin su Gmail, cioè quindi Arduino accende questa lampada RGB e ci fa vedere se ci è arrivata un'email, una notifica, quindi anche qui fa vedere una funzionalità sempre relativa alla rete. Idem, questo ci manda un avvertimento push, come adesso un po' tutti abbiamo gli smartphone, quindi diciamo ci arriva direttamente la notifica senza che noi stiamo sempre a magari a interrogare il server per sapere se è successo qualcosa. Questo è molto interessante, sono esempi un po' avanzati. Anche questo idem, è Arduino utilizzato per vedere il consumo di, o della casa o di qualsiasi altra cosa. E questo è un progetto molto interessante, è Open Energy Monitor, dove si trovano direttamente le schede, il codice, cioè lo controllo. Questa è una serratura RGB, qui qualcuno si è divertito a farsi una serratura particolare dove tramite colori si può mettere diciamo il codice per poter entrare. Questa è un'installazione molto bella fatta in America, dove è stato utilizzato Arduino. Questi sono una serie di Arduini che comunicano tra di loro, quindi riescono a fare dei giochi di luce particolari, ovviamente sono programmabili, quindi uno può decidere insomma che effetti fare, e è un esempio molto molto interessante. Ci sono anche tot di video online di questa installazione. Questo sì, è un esempio per chi gli piace fare pirata, e in realtà ora qui si vede un po' male, questo tizio in realtà si è fatto, ha aperto una macchinetta dove ha programmato un testo e quindi passando questa specie di nullo sul muro può fare delle scritte. Anche questo è un esempio bellino. Ripeto, tutti questi esempi, il bello di queste cose è che non si compra soltanto eventualmente l'oggetto già pronto, uno compra la cosa, la mette lì, fa quello che deve fare e finisce, insomma, e fa quello e basta. Qui si ha a disposizione tutto, cioè lo schema, l'elettronica, il codice, quindi si ha modo di capire che cosa fanno queste cose e eventualmente anche modificarle, cioè fare altre cose. Questo è un esempio un po' complesso di Arduino con un GPS e una serie di cose che vibrano, sono 8 motori che vibrano, tipo quelli che abbiamo nel nostro cellulare, e praticamente danno l'indicazione al ciclista di dove andare in base a quello che ha messo nelle coordinate del GPS, quindi senza un'indicazione che è più visiva, insomma soltanto con le vibrazioni lui riesce a capire se la direzione che ha preso è quella giusta o no. Questo è un esempio insomma di cose abbastanza strane che si possono anche pensare di fare con Arduino, con un microcontrollore. Questi sono tutti una serie di accessori. Questo in realtà è questo tondo qui in cima, è un Arduino piccolissimo, è tipo una moneta da 2 euro, e questi sono tutta una serie di accessori fatti apposta per essere inseriti dentro i vestiti. Quindi Arduino può essere utilizzato anche per questo, cioè per fare qualcosa che è embeddato nel nostro vestito, quindi possono essere luci, sensori, switch, cose strane, sensori di temperatura e quant'altro.
Questo è un esempio appunto di minipad inserito in un tessuto. Ovviamente il problema di questa roba qui è che una volta che si lava, insomma, non è un po' di problema. Siamo un po' limitati. Qui ci sono altri esempi, l'orologio, qui c'è del filo conduttivo per poter fare dei collegamenti. Questa è un rover, quindi un aggeggino che va in giro e che spara l'acqua, ottimo per l'estate. Si controlla via Bluetooth, perché ovviamente, ora poi vi faccio vedere, c'è una serie di add-on che si possono mettere su Arduino, che con estrema semplicità ci danno possibilità di collegare appunto Arduino con Bluetooth, Wi-Fi e altri sistemi. Queste sono telecamere di sorveglianza. Questo è sempre un robot controllato con via Bluetooth. Questa è una lavagna, è un robot che cancella la lavagna in automatico. Questo ovviamente è più, diciamo, un esempio fatto per titolo dimostrativo, pratico c'è poco. Probabilmente perché la lavagna viene cancellata soltanto nei punti dove è scritta, quindi c'è una telecamera che riconosce i punti dove ci sono le scritte, muove il robot, controllate a distanza e fa. Questo è un braccio elettronico, diciamo, classico, controllato con dei servocomandi e pilotato da Arduino. Questo è un mini Segway. Questo è in realtà molto, una cosa molto complessa. È un robot, è un oggetto che sta in piedi per conto suo, sta in equilibrio. Quindi è più un, diciamo, la cosa interessante di questo oggetto qui è più che altro un modello matematico che c'è dietro, perché per far stare in piedi una cosa del genere altamente stabile è difficile, non è un... Solo due ruote? No? Solo due ruote. E che poi è il concetto che c'è dietro il Segway, sta in piedi soltanto. Quindi diciamo questo qui ci può permettere di capire, studiare, perché non cadiamo da un Segway. E ripeto, questo è tutto codice che è disponibile online, quindi con un po' di buona volontà uno se lo scarica e guarda in che modo è fatto, può anche copiare più da niente, insomma, senza problemi. Questo per esempio, ecco, è Arduino utilizzato per fare modellismo. Chi fa modellismo può trovare, insomma, soddisfazione nell'usare e programmarsi, diciamo, scambi da sé, semafori e qualsiasi altra cosa. Poi abbiamo il classico quadcopter che adesso stanno spopolando, anche questi vengono controllati tranquillamente con l'Arduino. Questo particolar modo addirittura hanno messo ai quattro lati dei sensori infrarossi, quindi lui riconosce se ci sono ostacoli e riesce ad evitarli, insomma, in qualche modo. Questo, per chi piace bene, è praticamente un mix a diversi alcolici. Vabbè, questo è simpatico. Questo è una macchina per fare dolci, tipo zucchero filato. Ecco, qui vediamo un esempio di Arduino, diciamo, che un pochino più professionale, in realtà qui l'hanno trasformato per farlo diventare quasi un PLC, che è un oggetto che serve per controllare, diciamo, cose anche più importanti come motori, attuatori, valvole, eccetera, eccetera, quindi per essere utilizzato per cose un pochino più serie. E questo, anche questo è un esempio estremamente interessante. Vi ricordate Fukushima, no? C'è stato ovviamente un problema delle radiazioni e ci sono state molte persone che si sono fatte, utilizzando uno shield, un sensore per andare a controllare per conto proprio la quantità di radiazioni. Poi hanno messo online su dei siti i risultati e hanno controllato per molto tempo, diciamo, in maniera indipendente
le radiazioni che ci sono state. Questo è un esempio, insomma, a parte i ruzzini, può essere effettivamente utile. E anche questo è l'esempio di Arduino utilizzato con l'Abiu, che è un software utilizzato in centri di ricerca, all'università, per fare esperimenti, prove, test, un po' più serie. Questo è un esempio molto interessante di Arduino usato nella musica, quindi viene utilizzato per capire se questi fasci laser vengono interrotti o no. E in base ai fasci che vengono interrotti vengono fatte determinate altre cose. Dai, avanti, qui c'è il foro, qui c'è il dopo, qui c'è il... questo qui in realtà è un robot che viene stampato, utilizza Arduino ovviamente, è stato stampato con una stampante 3D, è uno SCADA robot, un esempio di robot industriale su scala piccolina, serve per manipolare oggetti e posizionarli. Di solito viene abbinato anche insieme ad altre macchine, ma funziona per conto suo. E niente, è un esempio interessante, anche qui c'è il film, c'è la cinematica inversa, quindi si danno le coordinate, cioè gli si dice vai a punto x15y0 e lui, tramite la cinematica inversa e la trigonometria, quindi vi consiglio di studiare la matematica almeno un pochino, si sposta i bracci in modo che si posiziona su quel punto. Il software di questo robot è disponibile online. Questo fatto che le cose siano disponibili online e aperte non è scontato, perché di solito le aziende e chi fa le cose tende a non rilasciare il sorgente, a rilasciare il progetto, perché per tanti motivi, un po' perché dietro magari ci possono essere brevetti, o perché comunque sono segreti industriali, o perché ci sono tecniche di marketing tipo login, cercano, insomma. Quindi il fatto che nel gruppo, grazie a internet, si è arrivati anche a, tramite la collaborazione, a sviluppare progetti anche complessi come può essere un robot o la stessa stampante 3D, è una cosa molto importante, non è scontata, perché se torniamo indietro di nemmeno tanto tempo fa, ma di 4, 5, 6 anni fa, trovare un firmware che potesse muovere una macchina a tre assi o fare cose un pochino più particolari era estremamente difficile. Quindi adesso abbiamo, grazie anche ad Arduino, la possibilità di avere un sacco di codici, di esempi e di progetti disponibili online. Quanto tempo? Minuto.